Ciao 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 a tutti, vi avevo promesso la ricetta delle verze friggitrici, io invece uso i crauti, ho preso questi che sono già affettati sottilmente, ma si possono usare perfettamente le verze. Formaggio a piacere, io ho un avanzo di zola e mascarpone, poi serve del pan grattato, dell'olio extravergine d'oliva, io ho il mio amato olio pugliese. Poi metterò il tutto mescolato in questa teglia che avevo acquistato apposta per la friggitrice, che ho foderato anche con la carta forno apposita per la friggitrice. Io la compro sempre su AliExpress dove costa meno. Ecco qua, ho mescolato il tutto e pronto per essere inserito nella nostra friggitrice ad aria, che ormai è per me indispensabile. Inseriamo la teglia e poi programmiamo la friggitrice a 185 gradi per i 15 minuti canonici, ma ne serviranno anche molti di meno. Ecco, io ho usato i crauti già affettati, voi dovrete affettarli, o crauti o verza. Sono passati 6 minuti. Avevo dato una mescolata un minuto fa, però, e sta già prendendo un bel colore questa pappa così buona. Ecco qua, va avanti e lo riapriamo tra un po'. Sono passati soltanto 2 minuti ancora. Il colore direi che è perfetto, sono arrostiti alla perfezione i crauti. Il profumo è inimmaginabile. Li mettiamo in un piattino da portata, in questo caso è giusto la dose per 2 persone, è perfetta. E andiamo all'assaggio. Il profumo è qualcosa di celestiale, io adoro questo profumo. Una bontà. Vi saluto tutti con un abbraccio, un sorriso e intanto mangio. Ciao ciao!